Ciao a tutti e vi do benvenuto nella Kernelcraft, episodio 2, ma diciamo che non è proprio la Kernelcraft. Infatti è un altro mondo. È la Kernelcraft 2.0. Infatti, come avete letto nel titolo, ho fatto un errore. Un errore gigantesco. E praticamente, per farla breve, il mondo è andato perduto. Esatto. Allora, adesso io parto, faccio le cose abbastanza rapidamente mentre vi spiego cosa è successo. E quindi iniziamo ad esplorare, andare avanti e fare tutte cose. Allora, che cosa è successo? Io già da ieri stavo provando a mettere le shader, perché è sempre stato il mio desiderio, ok? Ho sempre voluto mettere le shader. Ieri non ce l'ho fatta, mi sono arreso perché era un po' complicato. Oggi invece mi ci sono messo, ho trovato un video tutorial buono che ti spiegava le cose per bene e sono riuscito a mettere appunto le shader. Ma non è andata proprio tutto secondo il piano. Infatti, intanto, come ho detto, andiamo avanti. Infatti, per mettere queste shader, se il discorso sarà un po', diciamo, intrigato è perché giocare e spiegare allo stesso tempo non sono il mio forte, ma comunque per mettere insomma queste shader ho fatto un po' un disastro perché appunto non l'avevo mai fatto. Intanto facciamo gli altri stick, ok, perché non l'avevo mai fatto, insomma è stato complicato. Mi ha richiesto un sacco di tempo e un sacco di tentativi, insomma raga, un disastro per mettere queste shader. Ma oggi insomma ce l'ho fatta. Infatti questo è diciamo il secondo tentativo che provo a fare questo video, perché non me l'hai messa qua, ok. È il secondo tentativo che provo a fare questo video. Ah, no. Perché praticamente il primo era con le shader. Infatti questo mondo doveva essere con le shader. Questo video l'avrei dovuto registrare con le shader. Ma io non ho le shader in questo momento perché appunto pesano troppo e questo è un portatile e quindi non può reggere certe cose. Già di suo la Java per un portatile è un po' pesotta e quindi l'Ender Distance di norma dovrebbe essere impostata a 12, io l'ho messa a 10 e non ho nemmeno le shader, però non larga. Pensate con le shader. Cioè, le shader che sono andata a prendere, non so parlare, a prendere, erano belle, realistiche, però pesavano poco e comunque mi laggava, ok? Quindi, insomma, intanto letto, ci siamo già fatti il letto, ok? E quindi, insomma, il primo tentativo è fallito perché letteralmente mi toccava giocare con la render distance impostata a 5 chunk perché non mi laggasse. E dice, direi che già 10 chunk non è il massimo, 5 anche meno, ecco. E quindi insomma, intanto un po' di cibo, vieni qua, ma quanto corrono? Ok, e quindi insomma, io volevo mettere le shader per rendere appunto il tutto più bello e giocare con voi con le shader. Il problema è che appunto pesano troppo e quindi ho sprecato tempo della mia vita. Il desiderio verrà realizzato in futuro, molto probabilmente. E mi tocca comunque giocare a Minecraft normale, che non mi dispiace assolutamente, no. Però comunque, raga, purtroppo abbiamo perso il mondo. E come cosa non mi piace proprio per niente. Intanto Fabro sta avendo una fortuna perché ultimamente sto trovando un sacco di Fabri, anche negli scorsi episodi. Comunque, quindi, raga, abbiamo perso il mondo. Molto semplice questo. E quindi, insomma, mi dispiace, ma dovremo ripartire. Raga, è così. Scusate, ma essendo che non ho mai giocato a Minecraft da PC e volevo mettere le shader, questo è il risultato. Già. Allora, comunque, molto probabilmente questo video durerà spero sotto i 20 minuti, come dico sempre. Ma molto probabilmente non sarà così, come sempre. Cos'ha questa spadina tattica? Sharpness 2 e Knockback 2, interesting. C'è uno. Vabbè, comunque, raga, probabilmente farò dei tagli allucinanti. No, vabbè. Farò dei tagli allucinanti.
appunto perché cercherò di tornare nella giungla in qualche modo e diciamo ritornare più o meno allo stesso punto di prima. E quindi in questo episodio diciamo che non faremo molto, scusate, ma regà, non è colpa mia. Allora, circa, non è colpa mia, è colpa mia in realtà, ma dettagli. Allora, un po' di roba, questa carne me la puoi levare e ci facciamo dei panini. Anzi, la cassa me la prendi perché comunque richiede un po' di legna e una gratis, non mi farebbe schifo. Piazzami la crafting, iniziamo a trasformare questa legna, così ci possiamo fare lo scudo. Ok, che ho scoperto, si può mettere cliccando... No, aspetta. No, stavo scherzando, facciamo così. E tanti saluti. Poi trasformiamo queste balle di fieno in grano, così ci possiamo fare un bel po' di panini. Ok, li facciamo automatici i panini perché sennò ci mettiamo un mese. Eccoli, ok, perfetto. Gioco. No, non ci posso credere, ma che bello. Va bene, ci toccherà farlo manualmente, quindi mi devo impegnare. Che strazio, voglio conoscere quel tasto per farlo tutto allo stesso tempo perché è veramente uno strazio, se no. Comunque, tralasciando questo momento molto cringe, come del resto tutto il video, direi di proseguire. Allora, adesso non faccio tagli, non faccio niente, cerchiamo un attimo di lottare il villaggio insieme, ok? E poi, se vi ricordate, avevamo pure due template che adesso appunto sono andati perduti. E ciò in realtà mi rattrista molto perché due template di quel tipo, ecco. Ma regà, non ci possiamo fare niente, purtroppo è successo, a quanto pare era il destino. E quindi siamo qua. E dobbiamo ripartire, eravamo a un passo dalla nostra casa, io ero emozionatissimo e tuttora lo sono comunque perché giocare a Java è un'emozione incredibile, ma... cose normali, va bene. E quindi facciamo finta di niente. È spunata una puzza di lava così a random, va bene. Tra l'altro, in realtà siamo stati abbastanza sfortunati perché adesso, da quando abbiamo iniziato la serie, abbiamo trovato due fabbri. E da quel punto di vista mi ritengo fortunato, ma dal punto di vista del loot dei fabbri mi ritengo sfortunato. Infatti nemmeno un pezzo d'armatura mi sa, il che non mi piace per niente, ma dettagli. Mi potrei fare il piccone con questo ferro, tra l'altro, ma intanto mi limito a prendere le balle di fieno. Ah, tra l'altro adesso ho l'Optifine, perché per mettere le shader, appunto, serve l'Optifine. E quindi adesso abbiamo l'Optifine, quindi non ci serve il canno cale, anche se molto probabilmente in futuro la crafterò. Ma dettagli. Allora, vediamo un po'. Ancora non ho trovato mezza cassa in questo villaggio, a parte dal fabbro. E ciò mi preoccupa un po' tanto. Carote, perfetto, ci servono. Patate anche, vabbè, un po' di tutto. Noi lo prendiamo con molto piacere. Allora, andiamo avanti. Vediamo se c'è una cassa. Questa non l'abbiamo controllata, credo. No, la porta è aperta, l'abbiamo controllata. Infatti. Ma la casa di sopra, cioè questa, non l'abbiamo controllata. Tra l'altro sto perdendo un sacco di tempo a fare questa parte, ma dettagli. E comunque questo no, era il fabbro. Allora, regà, che villaggione potente. Prendiamo questi ultimi pezzi di cibo, di grano. Ma perché questa volta è più grande? È doppia? O è spawnata male o è doppia e può esistere come cosa? Non lo sapevo, ma va bene. Meglio così, più cibo per noi. Tutto non l'ho raccolto, ma... rimedio subito. Allora, qui abbiamo del carboncino che ci prendiamo assolutamente. E regà, molto semplicemente io adesso mi metterò in viaggio finché non trovo la giungla, perché come ho detto, a parte che il posto che ho trovato era fantastico, però voglio diciamo ritornare il più possibile allo stesso punto di prima, come se ciò non fosse mai accaduto, anche se purtroppo è accaduto. E non ci possiamo fare niente, no? Gioco, ho sbagliato tasto. Ce la facciamo. Ok, mi prendo giusto questi fiori bianchi perché io di solito nei vari mondi che creo, cioè nei miei survival, praticamente ho sempre
fatto le lastre di vetro bianco. Già. Comunque, regà, io mi metto in viaggio fino a quando non avrò trovato una giungla e niente, nessuno mi potrà fermare. E quindi ci rivediamo tra molto probabilmente più di 30 minuti. Allora, è da tipo un quarto d'ora che sono partito e continuo a correre, ho pure dormito, ma va bene. Allora, cassettina, abbiamo trovato appunto il portale disintegrato. Insomma, c'è un mending, ma chi la userà mai? Cioè, la prendo, ma poi la butto via, cioè, c'è un mending, ma... Poi, spade in oro con Fire Aspect, ok. E ci siamo già riempiti l'inventario. Che cosa buttiamo? Beh, questi perché li odio. Anzi, buttami gli alberelli perché sono inutili. E boh, questa indossiamola per ora. E comunque, raga, ancora non ho trovato niente. Cioè, non ho trovato la giungla. Tra l'altro, anche dal punto di vista dei biomi, non ho trovato tipo niente. Ho trovato quercia betulla, la taiga, non ci sono mai entrato, ma l'ho trovata. E poi la foresta di rovere, ma anche lì non ci sono entrato. E ho trovato anche diversi punti in cui si procedeva nell'oceano, ma ho preferito appunto evitare di andarci. Quindi, insomma, sto cercando di procedere sulla terraferma perché sì. Tra l'altro, ho tipo canticchiato 3000 canzoni terrificanti. Quindi, siete fortunati che queste parti ve le ho tagliate, perché sennò addio. Comunque, raga, io continuo finché non trovo qualcosa. Tra l'altro, abbiamo appena superato lo stacco di canne da zucchero, ma va bene. E vabbè, insomma, ci vediamo quando avrò trovato qualcosa. Cioè, io non lo so perché, cioè, ho trovato qualsiasi cosa. Questo è già il secondo villaggio in un episodio. E abbiamo trovato pure il portale. Intanto ritornami normale. Gioco? Ok. E abbiamo trovato pure questo villaggio. Ok. Questo villaggio poi era da tantissimo che non trovavo un villaggio di questo tipo. Cioè, veramente. Comunque, boh, le palle di neve nemmeno le prendo. Però mi prendo questo letto perché mi piace. Questo me lo rimetti lì. E adesso, raga, io lutterei un attimino questo villaggio. Della giungla ancora nessuna traccia, questa ce la prendiamo. E io sono passati tipo altri 10 minuti, ma vabbè, io cercherò di ritrovarla. Questa me la puoi mettere, ok, così. Mi prendi questo pane, la pelle che non ci fa schifo, ti prendi anche la cassa. Ok. E poi vediamo un po'. Allora, tra l'altro nei commenti mi avete scritto che potevo, cioè dello scorso episodio, che potevo, come idea, costruire una casa in mezzo, diciamo, a... Non va bene, in mezzo, cioè, dentro, diciamo, alla collina, a una parete rocciosa, diciamo, per... avete capito, insomma. E io, infatti, avevo proposto sì, in quell'episodio, che potevo costruire la casa Hobbit, la Hobbit House. Se la cercate su YouTube la trovate, basta che scrivete Hobbit House, è bellissima, infatti in Alte Survival l'avevo fatta e regà, è spettacolare anche senza shader. Comunque me l'avevate consigliata proprio perché se un giorno appunto vado a mettere le shader diventa una roba fantastica. E infatti prima o poi state tranquilli che le shader le metteremo e non laggerà, si spera, ma... Quel giorno non è oggi. Allora, qui ci sono altre casse, direi proprio di no. Possiamo dormire? Ovviamente no. Ok, invece sì. E dal punto di vista degli achievement, ovviamente dobbiamo ripartire anche da quel punto di vista. Gioco? Ok. Infatti, se vado... Ok, se vado qua, abbiamo, diciamo, tutto un po' resettato, purtroppo. Tra l'altro, mi ero messo un po' a leggerli, sono fantastici. Cioè, sono veramente incredibili. Ma tralasciando questo, continuiamo a lottare il villaggio. Ciao Golem, che stai per essere picchiato da me. Non è vero, non è vero, non è vero. Allora, qui che cosa abbiamo? Questo lo porto via. Anzi, no. Le lanterne però sì, perché per la casa Hobbit servono, e ne servono tantissime. E personalmente adoro le lanterne, cioè, sono bellissime, dai. Quindi, prendiamone un po'.
altre due e poi direi che ci siamo dal punto di vista delle lanterne, cioè probabilmente ce ne servirà qualcuna in più, ma intanto un po' di roba ce la siamo risparmiata, non che costi tanto fare le lanterne, però comunque. Allora, queste con la porta aperta le ho già esplorate, suppongo, e perciò credo manchino queste qua giù, penso, anche se i villager possono aprirle e chiuderle, ma dettagli. Vediamo, allora, qui dentro abbiamo... Ecco, quello non credo che sia spawnato, che... Vabbè, insomma, avete capito, non dovrebbe essere lì. Qui abbiamo un affumicatore e basta, regà. Villaggio esplorato. Anche questo video durerà troppo, mi pare ovvio. Qui tra l'altro è pure ghiacciato, però in realtà credo sia un bene, facciamo prima. E io, come ho detto, andrò avanti finché non troverò questa giungla che ci appartiene. Quindi ci vediamo tra 100 ore. No, vabbè, io non ci posso credere. Con tutto quello che abbiamo trovato, tra l'altro mentre esploravo ho pure trovato un avamposto dei villager, ma ho trovato l'igloo, il mio secondo igloo da quando gioco a Minecraft. Non li ho mai trovati, vediamo se c'è la botola. Sul serio, una volta che lo trovo nella mia vita e non c'è la botola. Ottimo. Per chi non lo sapesse, di solito negli igloo c'è una botola con una scala che ti porta in una stanza segreta, possiamo dire, con un villager zombie, mi pare, e un villager normale. E ti spiego anche gli ingredienti per curare il villager zombie, mi pare, ma dettagli. Ancora non ho trovato nulla, questo è il mio inventario per i curiosi. Ho preso 2 di ferro e un sacco di carbone perché sono ricapitato in quelle coste rocciose dove ci sono tutti i minerali all'esterno. E quindi, insomma, mi sono messo un po' a prendere il carbone. Qui che cosa abbiamo? Un po' di ferro? Direi di no, e non voglio. E non voglio perdere tempo, quindi proseguiamo. Indovinate un po'? Già, monumento oceanico, perché tanto non poteva mancare altro. Cioè, tutti i monumenti possibili li abbiamo trovati, ragazzi, è qualcosa di assurdo. Cioè, non mi lamento, perché comunque non è male come cosa. Mending, perfetto. Aspetta, mettiti qua sopra il magma, così, ok. Vai e continuiamo a lottare. No, fermo, fermo, chiudi la cassa. Prendimi il grano, lascia, sì, ma prendiamola. E poi ci dovrebbe essere un'altra cassa qua, addirittura due, anzi tre. Regà, lì c'è un altro. Ah, però ci sono gli annegati. Dai, esplodi. Salve signore, no, 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 ragazzi, troppa gente, esplodo. Regà, ma quanti sono? Oh, regà, cos'è? No, c'è il tridente, regà, fermi tutti, fermi tutti, fermi tutti. Perché non corre? Perché non corre? Ti giuro, se muoio, se muoio, se muoio, se muoio, gira, 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 scappa, corri via, corri via, corri via, corri via. Ma sei matto? Perché non posso mangiare il pane? Boh, ora me lo mangio. Regà, ma è... Ma... No, no, c'è. Mi hanno tirato un tridente e c'erano 300 annegati e c'erano 6 tipo monumenti oceanici tutti insieme. Ragazzi, potevo trovare un loot assurdo. Ma cos'era? Boh, non mi voglio fare domande. E comunque, ragazzi, sto trovando sempre i soliti biomi, cioè questo qua del ghiaccio, da 20 minuti. Io comunque, boh, è da 30 anni che sono in viaggio per la palude e sarei anche un attimino scocciato perché non riesco a trovare niente. Comunque, adesso non so perché non mi mangia il pane, ma va bene. E noi ci rivediamo quando abbiamo trovato qualcosa. Allora, qui ragazzi abbiamo un altro relitto.
perché tanto ormai in questo video abbiamo trovato qualsiasi monumento possibile e immaginabile, che è completamente in superficie, cioè roba da matti. E senti, questi me li puoi levare, mi prendo il ferro e insomma potremmo accontentarci. Anzi, levami queste, questo me lo prendi e mi butti niente, al limite mi prendo la cassa e tantissimi saluti. Poi l'altra cassa invece, almeno quella è sommersa, quindi se ti vuoi abbassare, ok, la prendo. Ah, wow, che loot incredibile. Allora, come ho sempre detto, credo ci sia una terza cassa da qualche parte, quindi boh, forse qua sotto c'è una stiva da qualche parte, non lo so in realtà, forse no, e la sono inventata come cosa, però boh, vediamo un po'. Comunque ho anche trovato un altro villaggio off camera, ma non ve l'ho mostrato perché, cioè, ne ho trovate tante di cose off camera, ma non ve l'ho mostrato perché sennò perdiamo veramente 3000 ore. E il video sta già durando troppo di suo, e ancora la giungla non l'ho trovata e sono in partita da più di un'ora. Vi rendete conto? Io non sto esplodendo veramente. Tra l'altro in camera mia sono 32 gradi fissi, quindi ecco. Vabbè, io continuo ad esplorare un'altra decina di minuti, ragazzi, se non trovo niente ci dobbiamo arrangiare in qualche modo. Oh mio Dio! Raga! Dopo un'ora e un quarto di video, voi probabilmente una ventina di minuti, forse 25, ce l'abbiamo fatta. Letteralmente sono zuppo, sono un pezzo d'acqua, perché io, cioè, come ho detto, camera mia sono 32 gradi fissi e non è piacevolissimo tutto ciò, però ce l'abbiamo fatta, raga, ce l'abbiamo fatta. Lo so, in questo video avrei voluto fare qualcosa di diverso in realtà, e penso che anche voi vi sarete annoiati, quindi perdonatemi, ma raga, doveva succedere, cioè era scritto. Come giungla sembra più interessante, decisamente più interessante, ma dettagli, io sinceramente mi voglio fermare qua perché è un sacco che sto registrando, ho da fare anche altro ovviamente, poi ad editarlo ci metterò un sacco di tempo in più. Quindi adesso vi propongo una cosa, cioè scrivetemi nei commenti, anche se molto probabilmente la maggior parte di voi non è arrivato fino a questo punto, ma dettagli. Comunque scrivetemi se volete vedere delle live su Minecraft, quindi sulla Kernelcraft 2.0, e insomma ditemelo. E molto probabilmente domani ne potrebbe uscire una di live, manderò, cioè farò come al solito uno short con l'orario. Non potrò fare appunto la live programmata perché non hai 1000 iscritti e ti richiede di avere 1000 iscritti, quella lì col countdown, ma io ancora 1000 iscritti non ce li ho, quindi iscrivetevi e insomma fatemi sapere, anche se domani probabilmente live, perché appunto mi richiede un sacco di tempo di fare questi video e dettagli, almeno imparo. Ma comunque alla fine non è questo granché, mi aspettavo fosse un po' più grande. La casa Hobbit la facciamo sicuramente qua da qualche parte, in questa parete rocciosa da qualche parte, quindi probabilmente la faremo in live. Ovviamente non usciranno solo live, stai tranquilli, usciranno sia video che live, ma qualche live ogni tanto la farò, tipo appunto per costruire la casa Hobbit, che ci richiederà un po' di tempo, e così almeno se siete interessati vi posso anche mostrare come si fa, essendo che questa sarà la terza che faremo, anzi che farò. Io, come ho detto, mi fermerei qua perché adesso è un bel po' che appunto sto giocando, ok, ce l'ho fatta. E volete sapere una cosa? Sono distante
Pensavo di essere più distante in realtà. Allora ho diminuito un sacco la terza coordinata. Prima era tipo 6.000, vabbè. Mi sono allontanato tipo 5.000 blocchi, anche se in alcuni punti di più, ma dettagli. Come ho detto, ci fermiamo qua. L'obiettivo di oggi appunto era ritornare qua e dirvi quello che è successo. L'ho fatto, volevo fare altro, come ho detto, ma dettagli. Fatemi sapere tutte cose nei commenti se volete le live. E beh, ciao ciao!